quindi è diventato scrittore. Bravo. Ogni tanto tornerà per le vacanze, magari per vedere i suoi. Ci criticherà ferocemente perché lui vive nella civiltà. Ma una cosa non sa. Che questa terra, come la Ionia di Eraclito e Anassagora, è magica. E richiama sempre coloro che gli appartengono. Come se esercitasse un diritto. La legge dell'appartenenza. E anche per lui un giorno inevitabile il ritorno. Sarà il clima, l'aria, la luce. Comunque, una granita di mattone.